per farvi un video stra richiesto nell'ultimo periodo, ovvero il What's on my iPhone. Recentemente, se mi seguite, saprete sicuramente che ho acquistato un iPhone 7 Plus nella colorazione Gold da 128 GB. E in tantissimi mi avete richiesto di fare appunto il What's on my iPhone, ma io per prima ve l'ho chiesto perché so che questo video vi interessa. È un po' che non lo faccio sul mio canale, perché se siete interessati ne ho fatti già diversi, ve li lascio sotto nell'info box. E questo è un ennesimo update, ma chiaramente su un nuovo telefono. Mi avete anche in tantissimi richiesto il video sulle cover, ma ragazzi, andiamoci piano perché l'ho appena comprato, quindi ho semplicemente una cover. Il telefono in questione che vi andrò a mostrare è questo, ma penso che ormai abbiate capito, insomma, il 7 Plus. E questa è la cover che ho in questo momento, e come vi ho detto è da 128 GB e nella colorazione oro. Io vi lascio la parte interessante su cos'è il video e noi ci vediamo alla fine. Come avete visto prima, il mio telefono è appunto questo, quindi ripeto, essere un iPhone 7 Plus da 128 GB nella colorazione gold. Gold che ora non vedete perché appunto ho ricoperto il telefono di questa cover. In realtà vorrei renderla trasparente appunto per far vedere il colore sotto, ma per adesso questa l'ho trovata a pochissimo, mi sembra a 3 euro, in un negozio cinese qualsiasi, quindi è totalmente anonima e non potevo lasciarmela scappare. Quella che vedete sopra invece, ma non so se si nota in realtà dallo schermo, comunque io ve lo dico lo stesso, è una pellicola in vetro temperato che serve appunto ad attutire il più possibile una caduta, un'eventuale caduta all'iPhone, nella speranza che crepi lo schermo, cioè la pellicola invece che lo schermo. Allora, iniziamo con il farvi vedere il blocco schermo. Allora, innanzitutto qui ho la modalità aereo per evitare che mi arrivino notifiche e dovrei stare in continuazione a bloccare il video, eccetera, quindi in realtà normalmente non ce l'ho in modalità aereo, però adesso l'ho messo per evitare appunto notifiche. Il blocco a schermo che vedete è una foto che ho fatto io quando ero a Bologna per il concerto di Justin. Mi piace moltissimo, in primis perché secondo me si abbina benissimo alla stagione, ovvero l'autunno, e poi perché non lo so, mi piace, mi mette serenità, tranquillità, calma, e quindi l'ho scelta. Dopodiché sblocco col Touch ID. Ok, aperto, e questa è la mia prima pagina. Io ho generalmente pochissime pagine, nel senso ne ho una e due e stop, in quanto troppe mi urtano, mi sembra una cosa molto dispersiva, per cui ne ho due e in queste due mi riesco a organizzare benissimo. Parto da qua sotto. Qui sotto ho l'app predefinita telefono, WhatsApp, su cui non spreco molte parole perché conoscerete sicuramente tutti, foto che è predefinita e Team Music. Io ho un abbonamento appunto con Team, per cui ho Team Music gratis. Se avete l'occasione di fare un abbonamento, io questo ve lo consiglio perché Team Music è praticamente come Spotify, quindi ha tutte le canzoni possibili e immaginabili da poter ascoltare anche offline. Poi qui c'è Instagram, anche qui questa la conoscete tutti, vi lascio il link del mio profilo giù nell'info box se volete seguirmi. Poi ho Snapchat, anche di questo vi lascio tutti i link, e su questi social abbastanza conosciuti non mi dilungo molto perché altrimenti facciamo notte. Poi c'è Twitter, Facebook, che conoscerete, i messaggi come al solito. Poi qui ho Gmail e My Mail. So che mi chiederete perché non hai la mail classica predefinita del telefono, perché lì ho un'altra mail che è predefinita già e che non uso molto. Preferisco utilizzare queste due che trovo molto molto più efficaci e migliori, sia per mandare mail che per tutto, insomma mi piacciono più queste due che quella predefinita. Poi qui ho la cartella università. Nella cartella università ho 3 app che mi servono moltissimo. La prima è My Libretto. Ma il libretto è un'app che serve per tenere d'occhio quelli che sono i voti universitari, serve per controllare la media, media matematica chiaramente, quando hai gli esami, ti invia notifiche quando sta per arrivare l'esame, anche che penso sfido chiunque a dimenticarsi quando sta per arrivare l'esame. Insomma, è molto molto utile e molto carina, anche se le informazioni all'interno sono comunque informazioni che voi sapete, però non si sa mai, metti che per strada vi serve di sapere quanti crediti ha quel determinato esame che avrete il prossimo anno, potete immediatamente saperlo senza andare su internet e cercarlo, quindi è molto molto utile e ve la consiglio. Poi Pomodoro ve la faccio vedere e sicuramente ve ne parlerò quando farò il video sul metodo di studio, perché è un'app strautile e serve per mantenere, serve per la concentrazione, e io la uso per concentrarmi quando studio. Vi spiego brevemente come funziona poi in quel video, che se vi interessa scrivetemelo sotto nei commenti e io provvederò a farlo nel più breve tempo possibile. Comunque ve ne parlerò meglio. Comunque, per farla breve, allora, i pomodori qui che vedete sono 5. Ogni pomodoro costituisce praticamente una mezz'ora, di cui 25 minuti destinati all'attività, quindi allo studio, e 5, che compongono appunto i 30 minuti, destinati alla pausa. Quindi se io adesso faccio start, il timer va indietro, guardate.
così e fino a quando arriva a zero. Una volta che arriva a zero, vi dà 5 minuti sempre contati in questo modo di pausa, in cui voi potete, non lo so, chiamare, mandare messaggi, eccetera, e poi ricominciano i 25 minuti in cui dovete studiare, così per 5 volte. Però sia il tempo qui che la pausa, che i pomodori sono regolabili. Comunque poi vi spiegherò meglio perché mi rendo conto di essere stata un po' confusionaria. Poi c'è Wonderlist. Questo qui molti mi hanno detto che non lo riuscite a trovare. In realtà io, quando ho riscaricato le app sul telefono, l'ho ritrovato, per cui evidentemente l'avranno rimesso, non ne ho idea. Comunque serve per fare le liste ed è molto molto utile, perché potete scegliere appunto le liste, queste le ho create io come potete vedere, e potete appunto spuntare le cose una volta fatte, ed è veramente utile sia per esempio cose della spesa, il film, perché io non so mai dove segnarmi i film e non so mai come dire a me stessa di averli visti. Questa è l'app ideale, ve la consiglio veramente tanto, e sono tutte e tre gratis. Poi ho YouTube. Questa app qui serve per guardare i video principalmente ed è molto molto utile. Adesso col nuovo aggiornamento è veramente perfetta. Poi c'è Studio e Tubex, che sono app che consiglio a chi fa video su YouTube. Se non fate video sono totalmente inutili. Poi c'è Pagine. Pagine è per gestire le pagine WhatsApp, sì, buonanotte, scusate, serve per gestire le pagine Facebook in maniera più veloce, senza che andate qua. Andate direttamente qua per la vostra pagina, anche di questa, come al solito, vi lascio i link nell'info box. Poi ho questa cartella che si chiama VIP, cioè Very Important. In realtà volevo scrivere thing, ma poi non significava nulla, ma comunque è per le cose importanti, ovvero PayPal, la mia banca, Play Memories, questo che questi non vi devo spiegare, chiaramente sapete cosa sono. Play Memories è un'app fondamentale per chi ha una macchinetta Sony, perché che hanno il wifi, perché vi permette di scaricare molto velocemente le foto o i video direttamente dall'app al telefono senza utilizzare il computer, che quando magari uno viaggia è l'ideale. Poi c'è My Team Mobile, perché appunto sono abbonata a Team e quindi posso vedere il mio saldo, le promozioni, eccetera. E poi c'è Messenger, che è la chat di Facebook. Poi Photos, qua mi trattengo un po' di più perché se mi seguite saprete sicuramente che le foto sono una mia grande passione, amo la fotografia, Instagram io mi ci dedico tantissimo alla modifica delle foto, per cui mi raccomando seguitemi, perché mi chiamo sempre Smiley come qui su YouTube, perché mi piace moltissimo applicarmici. Allora, la prima app che vi faccio vedere è a pagamento e si chiama Afterlight. Afterlight è l'app che utilizzo di più. Ora vi prendo una foto a caso, mettiamo questa. Non lo so, una mia foto con il rossetto. E qui generalmente quello che vado a fare, vado ad, che ne so, ad aumentare la luminosità, rendo la foto più nitida col diamante, ci posso aggiungere effetti e gli effetti mi piacciono moltissimo. Insomma, è veramente carina, guardate questo che bellino, adoro. Poi vabbè, la si salva e la si salva qui nella cartella foto. Poi c'è Viesco, che è un'app sempre per le foto. Ora vi faccio vedere quelle che ho recentemente modificato. Qui si prende una foto. Prendiamo quella di prima, va? E anche qui ci sono molti effetti, veramente molto carini. E la cosa bella è che sono regolabili, cioè potete decidere l'intensità dell'effetto. È una cosa che mi piace moltissimo. Queste in generale sono le due app che utilizzo di più per la modifica delle foto. PixArt invece è l'app con cui metto il nome e il mio marchio, diciamo, sulle foto, quindi dove scrivo il mio nome per... tipo Smiley, eccetera, quindi è ottima anche quella. Poi c'è Photogene, che non uso da un sacco di tempo, però siccome mi ricordo averla pagata abbastanza, tipo un paio d'anni fa, la tengo. Poi c'è YouCamPerfect, che è un'app che serve per farsi foto, e le foto vengono con la pelle estremamente levigata, quindi foto proprio da mettere da qualche online, eccetera. Poi c'è Makeup Plus, che fa miracoli. Devo dire che non la uso spesso, però a volte sì, perché è troppo divertente. Più che altro ci mando foto alle mie amiche e al mio ragazzo. E guardate, per esempio, questa è la foto originale. E voi, chiaramente la potete mettere voi, una vostra foto, una foto di una vostra amica, di chiunque. Ora vi faccio vedere un sample, perché questa qui è proprio perfetta per questo esempio. Vedete che cambia il trucco? Cioè, è veramente fighissima. Chiamone una più incisiva. Qua si vede che il trucco è cambiato, insomma è molto molto divertente. E poi c'è, oddio non ci leggo il nome, Mixu, non lo so, l'ho scaricata da tipo 2 giorni, quindi non mi ricordo ancora a memoria il nome. Questa serve per fare collage, e soprattutto serve per fare collage non solo quadrati, perché purtroppo io odio il fatto che su Instagram si possano fare soltanto collage quadrati, per cui adesso con la nuova opzione
Io li faccio qua perché Instagram posta in 4.5 e quindi li posso fare rettangolari oppure li posso fare o rettangolari in verticale o rettangolari in orizzontale ed è veramente molto utile. Anche questa è gratuita. L'unica a pagamento qui è Afterlight e Photogene. Poi ho Safari che è predefinita, orologio che è predefinito, anche questa, anche questa e anche questa. Poi c'è Muoversi a Roma. Muoversi a Roma chiaramente intuirete che è un'app fatta perché appunto vivo a Roma ed è molto utile anche se la maggior parte delle volte non funziona perché i mezzi fanno come gli pare. Comunque, questa è la cartella extra che contiene tutte le app predefinite che non uso, quindi è inutile che ve la faccio vedere. Mappe, che uso molto molto spesso quando sono in macchina con altre persone e faccio da navigatore, cosa che accade veramente molto spesso. Poi c'è Depop. Depop è un metodo per poter guadagnare soldi senza lavorare, nel senso che vi basta vendere cose che non utilizzate più, cose che non vi piacciono, oppure se fate degli oggetti, non lo so, vasi, collane, bracciali, li potete tranquillamente vendere ed è molto molto carina. Qualche volta ho comprato e mi sono trovata bene. Poi c'è il traduttore. Conoscerete il traduttore, solito traduttore. Con questo mi trovo molto bene, penso sia una delle migliori che ho provato fino ad oggi. Poi c'è Big Day. Big Day serve per mettere praticamente il numero dei giorni che mancano a una determinata data oppure i giorni passati da quella data. Questa qui è la versione a pagamento perché mi piaceva tanto e l'ho comprata. Poi c'è LalaLab. LalaLab è l'app con cui io faccio, anzi stampo le Polaroid. Vi faccio vedere un esempio. Quest'app qui, appunto LalaLab, ho fatto foto di questa tipologia, ovvero stampate così, colorate, oppure anche questa per esempio, e non lo so, sono molto molto carine e costano pochissimo. Se vi può interessare vi lascio lo sconto valido di 5 euro sul primo acquisto giù nell'info box. Andateci a dare un'occhiata perché secondo me per Natale potreste trovare delle idee di regalo pazzesche, anche queste secondo me per un'amica, per il proprio ragazzo, sono veramente molto graziose. Poi abbiamo AliExpress. AliExpress devo dire che ancora non ci ho mai comprato, però sono veramente molto interessata a farlo perché ha delle cover, ha dei prezzi meravigliosi e quindi penso che prima o poi ci farò un salto. Clue, penso la Clue, non so come si dica, la conoscerete tutti perché tutti gli hanno fatto pubblicità. Questa non è un video sponsorizzato da Clue, però è un'app che mi piace e quindi la tengo. Poi c'è Dropbox. Dropbox è utilissimo per spostare i file dal telefono al computer senza cavi, quindi soltanto via internet. Scaricatela, è ottima. Poi c'è l'App Store, calendario, impostazioni e poi le ultime due, sì, ovvero WeArtIt e Pinterest. Entrambe fanno la stessa identica cosa, ovvero vi forniscono sfondi fighissimi. Prima era una patita, ma proprio una patita allucinante di WeArtIt. Ah, giusto, adesso non c'è la connessione, aspettate che la riavvio per voi. Messa la nuova la connessione. Allora, una volta era una patita soltanto di WeArtIt e ci trovavo veramente un sacco di cose bellissime, eccetera. Anche oggi ci trovo tantissime cose, però devo dire che tra questo e Pinterest ormai io mi sono innamorata di Pinterest e non lo abbandonerò più, per cui WeArtIt in realtà la tengo soltanto perché mi piace moltissimo il design, mi piace la combo rosa, grigio e bianco, che sono i miei colori preferiti, per cui la trovo bellissima, però non ci cerco più le foto. Adesso per cercare le foto e gli sfondi, come per esempio quello che mi vedete dietro, che ho messo proprio questa mattina in perfetto stile natalizio, l'ho preso da Pinterest come tutti i miei sfondi, quindi se mi chiedete uno sfondo preso da Pinterest al 100%. Queste sono le categorie che Pinterest già vi offre. In realtà è un social a tutti gli effetti tipo Instagram, però penso che nessuno lo utilizzi a social. Potete cercare appunto l'argomento che più vi interessa se è già presente, che ne so, fotografia, e appunto vi escono tutte queste cose. Altrimenti le potete cercare. Quello che io cerco per trovare gli sfondi sul telefono è appunto questo. Ora, a volte lo cerco in modo specifico, quindi proprio per il telefono che sto cercando, oppure in generale si trova molto di più, vi consiglio di fare così. E queste sono le prime che vi propone, che sono bellissime. Questa è fantastica, oh mio Dio, bellissima. Insomma, sono tutte molto molto belle e soprattutto in altissima qualità. E poi se volete, quindi volete fare una ricerca ancora più selettiva, potete cercare tra queste. Per esempio, vi interessano le cose floreali? Cliccate qua e vi presenterà soltanto gli sfondi per il telefono floreali. Poi che ne so, volete sfondi floreali per il telefono vintage? Vi andrà a cercare foto con floreali vintage per il telefono. Insomma, è una ricerca continua che vi porta delle cose meravigliose e ve la consiglio veramente tanto per gli sfondi. E niente, io ho finito, questo era quanto.
Io spero vivamente che vi sia piaciuto e nel caso in cui sia così mi raccomando, thumbs up e iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. E come al solito vi lascio giù nell'info box i link a tutti i miei social ufficiali dove possiamo parlare, dove possiamo seguirci. E niente, mi raccomando, se avete app da consigliarmi fatelo per favore nei commenti, io sono alla ricerca sempre di nuove app. Adesso ho molta più memoria perché sono passata da un iPhone 5S da 32 GB appunto a questo 7 Plus da 128, per cui ho tantissimo spazio in più. Quindi mi raccomando, se avete nuove app di qualsiasi tipo da consigliarmi, fatelo per favore nei commenti e vi risponderò e cercherò di scaricarle tutte quelle che mi consigliate. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your